amici, ciao, benvenuti sul canale, io sono Lilla. Attiva la campanella e iscriviti al canale per non perdere nessun video. Sul sito ufficiale del LOL Surprise è uscito finalmente l'annuncio delle 12 nuove bambole dedicate alla sezione glitter e sono glam glitter. Cambiano tantissime cose e voglio vederle insieme a voi. E ovviamente questa sarà anche un'occasione per sbucciare la prima delle serie glitter, cioè questa bianchina molto molto carina. E allora guardiamo in anteprima come sarà la scatola e le 12 super brillantinate nuove bambole, che in realtà sono una riedizione disegnata con nuovi vestiti. La ball sarà rosa, metallizzata, c'è Sugar come protagonista e la cosa assurda, non vedevo l'ora, è che quando aprono la pallina si vede che è nera. Mentre per le rare sarà probabilmente perlata. La prima che ci fanno vedere è il restyle di Sugar, che come potete vedere ha un finish metallizzato e anche olografico, esattamente come altre bambole che avranno le mesh glitterate e parti olografiche. Tra le 6 che hanno fatto vedere c'è anche Coconut Cutie, che forse è quella che mi piace di meno, anche se i capelli sono strepitosi. Invece qualcuno che non ha perso smalto è The Queen, quindi The King, il nostro Elvis Presley al femminile, che è delizioso o deliziosa. E poi c'è Kitty Queen, ovvero la nostra fantastica Ariana, deliziosa come sempre. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento qua sotto che cosa ne pensate, se ci sono delle LOL che vi piacciono, se invece avreste preferito vederne delle altre. Scrivetemi tutto qua sotto. L'idea del fatto che siano olografiche, devo dire che è la cosa più deliziosa di tutta la serie. In più, io su tutte 12 ne ho solo due, che sono Alice e Spice, e ho visto che la ricostumizzazione è veramente deliziosa. Cambiano tutti comunque i vestiti, quindi il concetto della bambola è molto differente. Adesso voglio aprire con voi però una LOL Surprise Glitter della serie precedente, quindi la prima, quella che si può trovare in Italia. Ok, vado giù e trovo questo indizio: Dress for Success. Wow, non l'ho mai ricevuto questo indizio, mi pare. Ora le ultime parole famose. Andiamo a recuperare questo, che è la mia leggenda che ho poverino strappato, dove c'è che cosa può fare la mia LOL Surprise: cambiare colore, piangere, sputare oppure fare la pipì. Andiamo avanti. Wow, come sempre sono di questo colore gold, mentre saranno, come avete visto, nere nella prossima edizione. E questa cosa mi piace un sacco, perché era da tanto che mi aspettavo la ball nera. Ah, bisogna prendere questo, che è il biberon. Vediamo un po'. Molto glitterato, come potete vedere. Mettiamo. Ok. Giù un'altra delle nostre cernierine e andiamo a prendere le scarpette. Oh, che carine, molto carine. Non mi ricordo però se questa già ce l'ho o no. Tac. Ho un vuoto di memoria perché l'altra l'ho aperta in Spagna. Guardiamo il vestito, che ci dirà un sacco di cose su questa nuova LOL. Wow, non ci posso credere, ragazzi, sto wow. Quando vedo questo colore, questa forma di vestito e questa fantasia, c'è solamente una cosa, ed è urlare
attiva. Allora, vado qua e qui c'è un bel fiocchetto. Adoro trovare i fiocchetti. Ed è un bel fiocchetto fucsia. E oh, una bella testa piramide, ragazzi. Sono felicissima perché posso farli incontrare questa diva. Wow, guardate i capelli con l'altra mia diva. Oddio, ma anche le calze nere. Ha le stelline sulle guance. Ah no, una sola stellina. Cioè, guardate il grado di glitteraggio. Come potete vedere, rispetto alla nuova serie è proprio il glitter che la fa da padrona. Mentre sono davvero curiosa di vedere le parti metallizzate come reagiranno. Guardate quanto è bello il vestito, veramente veramente bello. E ti metto anche il fiocchetto. Vabbè, intanto metto le scarpette molto carine sotto queste parigine. Guardate, no, è bellissima. E dovete sapere che la scrivania vi si trasformerà in una valle inondata di glitter. Ed ecco che, usando la calma, sono riuscita a mettere anche il suo fiocco. La pelle di questa diva è molto più scura rispetto all'altra. Mi dispiace non avere l'altra sotto mano perché è in scatolata per via del trasloco. E se non sapete di cosa sto parlando, seguitemi su Instagram, dove racconto sempre i fatti miei, LillaYT, ed è veramente un amore. Vediamo che fa nell'acqua fredda. L'acqua fredda mi è caduta a punta e basta, e sembrerebbe non fare assolutamente niente. E invece no, ragazzi, attenzione, il fiocco si è tutto tigrato, come fa nella maglietta che vi ho fatto vedere. Se non avete visto i vestiti delle LOL, vi lascio il link in descrizione perché è bellissima, una maglietta veramente stupenda. Se vi piace diva, vi piacerà, ne sono sicura. Guardiamo se sputa, fa la pipì, eccetera. E vi ricordo che se vi è servito questo video per sapere delle anteprime, mi raccomando, condividetelo. Ah, una sputacchina! Vai, club delle sputacchiette! E siccome siamo qui con l'acqua fredda, voglio farvi vedere, e ringrazio tutti quelli che mi hanno avvisato, che la mia ultima LOL, cambia colore! Anche lei, cioè, cambia il vestito. Ve l'ho fatta vedere in anteprima anche nel mio Instagram, dove vorrei tanto che mi seguiste, perché lì, beh, se faccio delle scoperte ve le faccio vedere in diretta e poi facciamo le live durante l'estate. Il video finisce qui, ma fatemi sapere in un commento che tipo di video vorreste vedere e se questo vi è piaciuto. Io vi saluto, ma prima, vi stritolo di affetto. Ciao, ciao, ciao! Uh-huh.